eccellenze della Sardegna, Sardegna nascosta, Sardegna dei piccoli viticoltori, però siamo con un personaggio che non è piccolo per niente, perché stiamo parlando con Piero Cella, che è uno dei grandi rappresentanti dell'enologia sarda contemporanea. Ha lavorato col più grande enologo italiano che è Giacomo Tacchis, ha lavorato con grandissime aziende produttrici e oggi ci presenta una sua creatura che si chiama Quarto Moro. E vi anticipo subito che parliamo di vini di grandissima personalità, lo potete già capire dalle bottiglie, dalla forma della bottiglia e dai nomi delle bottiglie, e adesso Piero in un minuto cercherà di descriverci che cos'è Quarto Moro. Dopo i miei giri intorno alla Sardegna, con le esperienze lavorative con varie figure importanti della viticoltura sarda, mi sono cimentato in un'esperienza che porta a lasciare una traccia ampelografica credo importante, una piccola ricerca delle varietà autoctone della Sardegna con delle microvinificazioni e con la salvaguardia e la tutela del materiale diciamo vegetale, quindi le gemme che riportiamo in una vigna sperimentale, laboratorio, e con l'ambizione, soprattutto la curiosità di vedere tra 20 anni, 30 anni queste perle enologiche che noi vinifichiamo da vigne di oltre 60 anni, che raccontano un po' la viticoltura di Sardegna, e ne lasciamo traccia con tappando una bottiglia che ricorda il fiaschetto del nonno con un tappa corona in acciaio che ci permette di guardare con più tranquillità al mantenimento delle qualità organolettiche del vino nel bene o nel male, e che ci danno che portano avanti i caratteri varietari senza essere disturbati da altri eventi esterni. Ecco, parliamo di vitigni autoctoni, anche il vermentino che usate voi si può considerare un autoctono della Sardegna, anche se viene dalla Spagna? Lo riterrei un tradizionale, sicuramente ormai fa parte della cultura enologica sarda. Però voi lavorate con altri vitigni che sono tipicamente dell'isola, Bovale. Sì, da Nuragus, Bovale, Nuragus in particolare non trova altre affinità con il resto dell'Italia, comunque nel Mediterraneo. Piuttosto che altre varietà come il Canonau, che ultimamente si sta sempre più affermando come una varietà che è nata dagli insediamenti nuragici della viticoltura e quindi delle popolazioni che si sono insediate in Sardegna, per non parlare dei vari ritrovamenti che sempre più interessanti e che probabilmente prevedono ancora un maggior studio, un approfondimento non indifferente della parte vicino a casa nostra, diciamo vicino alla zona di Oristano, che hanno visto la presenza di pozzi con il mantenimento dei vignaccioli in età non normali, si parla di 2000 anni avanti Cristo, che fanno riscrivere i percorsi, gli itinerari della viticoltura sarda, e penso al Mediterraneo. Quindi vino pre-cartaginese? Sì. Non conosco benissimo tutte le varie ere enologiche e viticole, sta di fatto che questa cosa sta dando un po' di... sta riscrivendo un po' tutte le tappe dell'uva nel mondo, nel Mediterraneo. Sì, hai parlato della forma della bottiglia e del tappo a corona. Adesso sui tappi a corona c'è un grande, sui tappi in generale c'è un grande fermento, perché si è passati per i bianchi in tutto il mondo, tranne ormai praticamente la Francia, l'Italia e la California, usano tutti il tappo a vite. Sembra che l'evoluzione, gli stati evolutivi col tappo a vite vengono conservati, e c'è questa tendenza. E c'è tendenza anche a fare bollicine, adesso c'è la moda del confondo, col tappo a corona. Da professionista, da enologo, come vedi questi cambiamenti? Da un punto di vista ovviamente caratteriale del vino, non da un punto di vista di marketing o di moda. Per esempio la scelta di usare il tappo a corona
Ma su questi vini, piuttosto che il tappo a fungo, piuttosto che il tappo in sughero tradizionale? Più che altro è proprio per, abbiamo fatto fare un tappo su misura in acciaio che abbia una tenuta perfetta nel tempo. Se dovesse chiudersi, entrare un attimino in un ambiente in riduzione, faremo in modo eventualmente di decantarlo e comunque di farlo ossigenare nel modo più consono. Ma sul sughero, ahimè, lo dico da sardo, è un peccato che non ci si sia probabilmente dedicati maggiormente con un'attenzione forse diversa a questa materia, anche perché io dico sempre che tanta fatica ci vuole in vigna, tanto lavoro ci vuole in cantina per mantenere e per estrarre le caratteristiche più interessanti del vino e rovinare, vedere rovinato ma anche mantenuto, perché c'è anche l'aspetto positivo, ma spesso è capitato di vedere disturbato un vino indelebilmente, e questo per un tecnico come me al momento è un delitto. Allora, per chiudere, descrivici due dei tuoi vini. Inizierei dallo spumante. Lo spumante è la base vermentino. La base vermentino, ci abbiamo creduto, ci stanno credendo in altre situazioni isolane. La tradizione non esiste se non nei primi anni 20, da un lungimirante che vedeva il vermentino fatto con le bollicine. Noi ci siamo approcciati a questo mondo con molta modestia. È un metodo classico, esattamente. Un vermentino è un metodo classico che in questo caso è un 2007 che ha fatto 3 anni di lieviti e ci sta dando soddisfazione, anche perché dal Gambero Rosso sono arrivate delle piccole gratificazioni, dei riconoscimenti che l'hanno inserito all'interno dei 150 migliori spumanti italiani, ed è una pacca sulla spalla, un incoraggiamento a lavorare sempre meglio, ma con la consapevolezza che questo è un vino con le bollicine senza grande tradizione, ma con grande personalità, ma con tutto il resto del nostro lavoro di ricerca sul vermentino, dalle varie zone, dalla Gallura al Campidano, per dare maggiore espressività alla Sardegna. E invece il secondo vino, un autoctono, un Uragus. NRG, ovviamente l'etichetta richiama il vitigno, in modo minimalista, molto bello, molto con questa veste notturna. E niente, qua abbiamo recuperato le vecchie vigne della zona del Cagliaritano, quindi andiamo in questo progetto Memoria di Vita, andiamo a scoprire le vigne più vecchie. Le vinifichiamo con molta semplicità, preferibilmente con lieviti indigeni, quindi se abbiamo la possibilità li facciamo lavorare con i lieviti dell'uva. E da qui il Nuragus che da un alberello viene coltivato su argilla e calcare insieme della zona del Parteolla per dare vita a questo vino che, dicevo, è il più antico bianco della Sardegna, ma al suo tempo è un vino con una grande carica polifenolica che è quasi un rosso vestito di bianco. Sono quei vini che per certi versi quasi da ripescare dalla nostra memoria storica, che qualche azienda ancora produce in Sardegna, ma in questo caso viene fatto un vino con l'arte contadina, ed ecco la bottiglia che ricorda il fiaschetto del nonno. La curiosità è che anche su un bianco di questo tipo, che è vulnerabile, comunque si pensava non avesse una buona longevità, un po' il tappo, un po' una serie di coincidenze ci fa pensare che un vino del 2010, quando abbiamo iniziato questa esperienza, oggi lo ritroviamo molto attuale, è ancora piacevole, è ancora in piedi sotto l'aspetto organolettico, quindi speriamo bene, ecco, che questa esperienza ci dia la possibilità di guardare vini autoctoni e tradizionali della Sardegna per la loro longevità. Bene, queste sono le eccellenze della Sardegna con l'interpretazione di Piero Cella, che ringraziamo. Allora.